tutti e benvenuti a tutti quanti a questo nuovo video. Anche se dal tempo non sembra, oggi facciamo un salto in Spagna. E perché in Spagna? Perché oggi si tratta di questo qua. È un coltello Muela, spero la pronuncia sia giusta, ma in ogni caso è un coltello spagnolo della ditta Muela. E se vi interessa restate con me. Il modello è un modello, si chiama Muela Elk 14G, è un coltello a lama fissa con manico in gomma. Il coltello arriva con questo fodero in vero cuoio, fatto molto bene, con questa apertura qua generosa che va benissimo per ogni tipo di cintura, direi. Io cercavo un coltello a lama fissa, ma outdoor, da caccia. Questo è più un modello da caccia, però va benissimo anche per l'outdoor, con una lama di 12-13 cm. Andiamo a vedere un due misure qua. Qua abbiamo la lama di 14,5, la lunghezza totale è di 25. Qua abbiamo anche un piccolo, sì, un buco per metterci un paracord, un lanyard, per non farlo cadere, per averlo meglio in mano. Il peso col fodero era di circa 233 grammi e il solo coltello 173 circa. Il spessore della lama è di circa 4 mm, c'ha un bel spessore. E avrete magari notato questo manico in gomma. Questo è un materiale Kraton, e questo Kraton sembra di essere molto molto antiscivoloso, e proprio questa funzionalità lo fa così interessante, o l'ha fatto così interessante per me, che è per quello l'ho anche scelto. E non per questo sono qua in queste condizioni oggi, che l'ho provato un po' con guanti, con umido, bagnato, senza guanti. In effetti anche da bagnato questo manico, cioè, non senti alcuna differenza, e si può perfettamente ancora fare dei lavoretti col manico bagnato. Anche con guanti ancora una bella presa. Questi, vabbè, sono guanti da lavoro molto sottili, è ancora sempre comodo. Essendo un coltello non proprio piccolo, però anche lavori fini non sono assolutamente un problema. E anche lavori come battoni, per un coltello così non dovrebbero esserci problemi. La presa per tutti sti lavoretti è estremamente sicura, si sente proprio un grip che non ti scivola via, non ti scappa. Volevo un coltello outdoor molto robusto, che tiene bene in mano, che anche da bagnato in ogni condizione d'inverno, d'estate, rimanga bene in mano, abbia una buona tenuta. Un po' più spesso, sicuramente pensavo tra i 3 e i 4 mm, cioè anche per quello lì ideale. Con una lama appunto di 13-14 cm. Era quello che volevo. Questa ha un po' di più, non è, cioè non è piccolo, è meno un po' lunga, diciamo, no? La prima volta quando l'ho aperto in effetti mi sono spaventato un po', però c'ha quel centimetro, centimetro e mezzo in più di quello che volevo, però dai, non è male alla fine, no? E sono contento. Anche il fodero lo trovo molto utile e comodo. Se vi interessa anche a voi questo coltello, vi metterò giù il link da dove l'ho preso,
E per questa volta direi che è tutto. Se avete domande, scrivetemi. Qua ci saranno altri due video. Metterò due link per altri due video di altri coltelli che ho presentato. Questo è il primo coltello a lama fissa di cui ho fatto un video, ma non ne ho tanti, perciò ho più coltelli chiudibili. E niente, per questa volta è tutto. Un saluto a tutti da Peugeot. Ciao, ho dimenticato di dire alla prossima. Ciao.